Per me Domenico Scarlatti rappresenta la chiarezza. Le sonate non sono altro che delle piccole miniature che in effetti non hanno delle grandi pretese, ma che però hanno la capacità di evocare dei mondi pieni di sentimento e sono capaci di evocare delle dimensioni composte da infinite sfumature. Per me le sonate rappresentano un momento in cui per forza di cose ci si schiera emotivamente e Scarlatti è un autore che a mio parere vuol far corrispondere ad un determinato effetto della composizione una specifica emozione. E percepisco in queste sonate anche un forte senso di quotidianità perché sono in grado di descrivere abbastanza dettagliatamente una miriade di emozioni diverse. Qualche anno fa ogni sera sul mio iPad leggevo molte sonate diverse e ogni volta che ne leggevo una nuova notavo ogni volta un senso di sorpresa, ma nello stesso tempo vedevo che c'era una forte corrispondenza tra ciò che il mio animo avrebbe voluto ascoltare di lì a 2-3 secondi e ciò che in effetti poi avrebbe ascoltato. Nelle sonate c'è sempre una chiarezza e una linearità dell'idea di fondo e per me la priorità non è il virtuosismo o le cose più pratiche e concrete legate all'esecuzione, che pur ci sono, ma è rendere ancora più chiara e visibile quell'idea di fondo che io colgo in maniera del tutto personale e che poi metto a disposizione di chi mi ascolta. E poi è stata interessante la connessione che si è creata fra il carattere e il sapore popolare che hanno certe sonate e la fisarmonica stessa. Secondo me alla fisarmonica, che è uno strumento che nasce nel popolare e per il popolare, questa musica si adatta alla perfezione. Mi piace pensare al mio strumento come ad una linea di congiunzione che unisce Scarlatti a me. La cosa che poi mi ha spinta a dedicarmi a Scarlatti in maniera più seria e approfondita è stata proprio questa corrispondenza d'animo, una corrispondenza che ho percepito esserci tra me e la musica di questo genio.